Allora, siamo di nuovo qui a FIFA 18, dopo tanto, dopo quasi una settimanella. E naturalmente non mi sono scordato di far FIFA, anche perché, ragazzi, mancano 3 partite alla fine del campionato, quindi va portato avanti. Poi, ragazzi, un gioco che mi piace veramente tanto. Lo so che all'inizio il canale era praticamente monotematico, portavo solamente FIFA, ma non avendo giocato ai FIFA precedenti, sembra che il mio ultimo FIFA è stato tipo FIFA 98 e quindi mi ero scordato di quanto era bello FIFA. Poi chiaramente adesso lo sto portando un pochino meno anche perché abbiamo delle new entry nel canale, tipo L'Ombra della Guerra, che è il gioco tratto dal Signore degli Anelli, che è un gioco spettacolare. Io vi dico solamente che l'ho comprato 2 giorni fa perché sono uno sveglio che giochi li compra subito, ma in 2 giorni ho registrato ben 17 gameplay. Poi vanno tutti editati, che quello è un altro paio di maniche, ci vorranno secoli. Però io già in 2 giorni ho registrato 17 gameplay. Quindi ci ho giocato tipo 8-10 ore al giorno. E ragazzi, quando un gioco mi prende, sono così. Poi dopo mi passa, dopo un po' mi passa. Però sono così. Allora ragazzi, i giochi principali del canale, se non mi sbaglio, sono 5, perché sono L'Ombra della Guerra, che è il gioco del Signore degli Anelli. FIFA, il cash game di PokerStars, che lo voglio comunque portare avanti perché mi piace e mi diverto. This War of Mine, che è uscito il nuovo riccio della promessa del padre, che è molto molto carino, quindi va fatto per forza. E End of Fate 2, che è un gioco misto di come se fosse Dungeon and Dragon, con le carte, un po' combattimento, un po' carte, che insomma è anche abbastanza conosciuto nel gioco. A me piace molto anche l'aspetto narrativo, quindi lo porterò fino a fondo e vorrò fare anche la modalità infinita, che ancora non è attiva, ve lo attiveranno. Quindi questi 5, diciamo, sono i giochi principali, più ci sono quelli secondari che porterò magari una volta ogni 10 giorni, così che Warframe, che è un altro titolo validissimo, va portato avanti piano piano. Path of Exile lo voglio reintegrare nel canale perché è un altro bellissimo gioco, anche quello porterò ogni tanto. E poi l'altro giorno ho fatto anche un gameplay di Spore, che è un gioco, diciamo, che ha già qualche annetto, ma è carino, quello magari lo porterò ogni tanto. Comunque, adesso di carne al fuoco rispetto a prima, che magari portavo 3 o 4 giochi solamente, ce n'è. E quindi cercherò di fare anche un po' una rotazione, mi organizzerò in modo tale di non portare sempre un gioco solo, cercherò di smistare un pochino anche per raccontare per tutti i gusti. Ma chiudiamo questa lunga parentesi perché sennò vi ammorbo con le chiacchiere e andiamo avanti. Allora ragazzi, noi siamo con il Berry, siamo 71esimo, intanto saluto il mitico Ronzo Canà. Siamo 71esimi, siamo primi, però abbiamo il Cremona 68, il Perugia 67 e il Palermo 67. Quindi ragazzi, se noi sbagliamo un colpo non vinciamo il campionato. Io non so quante volte capiterà, giocando a FIFA, di fino all'ultima partita rischiare di non vincere il campionato. Non so quante volte capita perché io non ho molta esperienza, ma a me quando è combattuto così mi piace da morire, ragazzi, mi entusiasma da morire. Allora ragazzi, voglio anche aggiungere una cosa. Oggi, come vedete, non faccio la live perché, a parte che mancano 3 partite, quindi io mi voglio giocare queste 3 partite adesso, e poi quando ci sarà da fare il mercato, io voglio fare il mercato registrandolo, non in live, perché le scelte in Asi, come in Asi sarà veramente un dramma per il Bari. E quindi ogni giocatore va studiato veramente bene la compravendita di ogni giocatore, perché non bisogna sbagliare un colpo. Siccome i soldi saranno limitati molto, e mezza squadra se ne andrà, perché abbiamo Floro Flores, che non è il nostro, che è la nostra punta di diamante, che è quella che ha fatto più gol, quindi è la nostra punta di diamante, se ne va. Goiberg se ne va. Poi Marrone, che non è il nostro, se ne va. Tello se ne va. Cassani se ne va perché è vecchio e a 38 anni non vuole più giocare, anche se poi mi sa che si, insomma, io non gli posso più rinnovare il contratto. Poi abbiamo anche dei giocatori che sono in prestito alle altre squadre e rientreranno, ma è zavorra perché fanno schifo, ragazzi. Quindi bisognerà rifarsi almeno mezza squadra e più dare anche una botta ai sostituti, perché
anche qua di sostituti non ci abbiamo praticamente niente. E quindi cosa che non fa un gol nemmeno a piangere, mettiamo Cutrone, che anche il Cutrone al momento non fa niente perché non fa gol, si allena male, quindi vedremo gli sviluppi. Ma allora vi faccio vedere il calendario e poi partiamo, dai, se no si chiacchiera. Allora, oggi abbiamo l'Ascoli, poi abbiamo il Chiavari e il Salerno. Allora, Chiavari dovrebbe essere facile, Salerno e Ascoli non lo so, non lo so. Poi vabbè, quando dico che è facile è la volta che perdo, quindi andiamo ragazzi, andiamo con questa formazione che avete appena visto, giochiamocela. Mettiamo maglietta bianca, loro di grigio e di nero. Qui Bravo Tony ragazzi, Ferrando a perché limitarla per raccontarvi il match di è oggi già con il tanto che non prezioso gioco, contributo di Stefano Nava al mio fianco. Troppo eh. La buono, Pier. settimanella, Saluto a appunto. tutti gli amici che ci seguono. Pareggio per loro nell'ultima sfida lontano da casa. A volte le partite vengono decise dagli Cutrone. episodi. Sono convinto Ah, che per lo oggi meno i è la tassi. No. volta buona Ah, per c'era, tornare al meno successo dopo male. Per lo meno i l'1-1 tassi dell'ultima me li giornata. ricordo. Ecco lo schieramento dei padroni di Guardalo, casa. guardalo, guardalo. Eh no, Hanno ma scelto di perché partire ti con quattro fermi? difensori, quattro centrocampisti a Roux. Prova a calciare, Bravo, bello Cutrone muove Cutrone, bene, ma perde che il pallone e poi tirone! ripresa. Ma che tirone, Cutrone! Ma sei proprio bravo! Io, come potete vedere, con Cutrone ho un ottimo feeling. Guadagna metri verso l'area. Grande Greco! Greco fa qualcosa. Greco. Io spero che Besten ci metta una pezza a sto giro. Eccolo! Eccolo! Ha sui piedi il Oh pallone, grande! Roux. L'ho chiamato e ha Sta fatto arrivando gol! il L'ho rimbalzo sulla chiamato e ha grande parete. Ha scelto fatto di gol! attaccare Non fin ci dal mezzo per credo! provare a sorprendere Tacche! la formazione avversaria. Un pallone Colpettino che sembra di. aver Con la funzionato. pianta del piede. L'ha messa dentro facile, neanche se si fosse. Nemmeno se si fosse al campetto. Ha Dei piazzato una preti palla precisa sulla destra, senza lasciare scampo al portiere. contro dei bambini, guardate come l'ha messa facile. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Grande, bello. Oh, l'ho chiamato e l'ha fatto, ragazzi. Vedete, l'allenamento sta dando i suoi frutti. 6 gol, Ed eh. ecco Non dunque tantissimi, arrivato il ma ci primo gol dell'incontro, accontentiamo. 1-0. L'ha fatti comunque sempre in momenti Mignoni. opportuni, diciamo. Quindi. Ragazzi, ma se qualcuno ci va Punta magari a d'area. marcarlo, non sarebbe una cattivissima idea. Greco! E l'arbitro dice che è calcio di rigore. Cos'è? Ma L'arbitro dove? indica il dischetto e mi sembra Ma abbastanza perché? evidente Ma che non abbia preso provvedimenti chi opportuni. cazzo Però secondo sei? me questo era un intervento da punire severamente. Ma che è Anderson? Ma devi morire, devi morire. Non sbaglia il calcio di rigore. Io questo non è che lo licenzio, io questo assumo un killer, lo faccio fuori. Ma che era Anderson? È una trasformazione Dai, impeccabile. sì, Palla che l'abbiamo già finisce in visto, rete. dai, Bella, dai. decisa, ferma questa conclusione. Non ha lasciato scampo al portiere. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. È lui, questo, chi è? Chi è? È Anderson, maledetto. Sono in grande Cornutaccio, condizione. cornutaccio, maledetto. Ma guarda te se Ciao. dobbiamo avere sta gente qui. E dobbiamo andare in A con questa gente qui. Può metterla da lì. Ma Portiere in campo dai, ma indica per verso come la fai a sinistra. sbagliare ste robe, maledetto! Accidenti a me! Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. No, scusi, non dè il fallo? Guarda, 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 lo Occhio al suo maledetto movimento. Anderson. Andiamo. Vi giuro ragazzi che io non ci arriva lui in B, non ci arriva. Piuttosto Esce e recupera il pago la pallone. penale ma lo butto fuori. Ma Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. non ci arriva in A. C'è spazio per Maledetto. andare. Leo se mi. Occasione.
Vandermosk. E dai, è piglia una volta, sta dietro al giocatore come la figlia il pallone. Dai, fermi un buon cross, dai. La mette in mezzo con questo pallone. Ma è buona. Sono in testa al campionato, vogliono rimanerci fino all'ultima giornata. A giudicare da come giocano, hanno buone probabilità di sta zitto e porti male anche te. Ma bravo, guarda quell'altro va a fare la scivolata dove? Ah, fanne un altro, di fallo ti spezzo le corna, eh. Maledetto. Rafael Martigno. Provano con il pressing. Ma io sono nel panico già, ragazzi. Il rigore no, il rigore non l'accetto. Sono nel panico psicologico. Sembrava fallo, ma si gioca. Oh, ma. Dai, ma come me le leva? Ma che c'hai le gambe uncinate? Dai, fanne un altro, dai. Maledisce. Anderson, ma mori ammazzato. Occhio perché ci sarà un cambio. Greco. In panchina vedrei che. Io dico di tutte, mi denuncio davanti che l'offendo. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Occhio, cerca l'area di rigore. Occhio al tiro. Oddio, attento, oddio, miracolo Mikai, miracolo Mikai. Ragazzi, però non possiamo subire così, Grande. Che era Moschera che ha fatto quel gioco lì? Oh, ma lo chiami un fallo! Cutrone si è infortunato, ragazzi. Ma non ha fatto niente. Vai, 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 Cutrone, vai, vai. Levati, levati, che tanto. Non hai fatto. Wow, wow. Però, ragazzi, dove vogliamo andare noi? In A? In A? Ma perché devo sempre sclerare così tutte le volte che io gioco a FIFA? Tutto pronto, comincia. Calma, calma, via, calmiamoci. Calmiamoci. Ronde, no, ma Greco non ha mai combinato niente in vita sua tutto oggi. Occhio! Palla, pericolo. E c'è la conclusione. Passerà a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema. Ma io ti amo. Ti amo. Solo gol di vantaggio è un po' troppo poco. Ma sei zitto! Ma perché devi rovinare la festa? Un gol di vantaggio. Stai zitto. È il suo secondo gol personale. Beh, sì, io ti faccio un monumento. Ti faccio un monumento. Scatenato, meraviglioso. La regia ci ripropone il gol da un'altra. Ti amo, ti adoro. L'allenatore gioisce dopo. Grande Alonso. E qui possiamo vedere la sua reazione. Dimagrito dallo stress, poverino. Si è anche alzato, però è diventato più alto lo stress. Il punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Dai, ragazzi, no, non basta comunque il 2-1 qua, perché. Ma la macchina, bestia, detto la macchina da guerra! E però superano 1-1, mia tutta la squadra, 1. Dai, dai, ragazzi. Ci sono metri a disposizione. Ma non per. Ma vai di sotto! Meno male, meno male. Ok, abbiamo sempre un miracolo chiamato Mikai. Rafael Martigno. Buono l'1-2. Io non sono un tifoso, ma se un giorno mi capiterà di conoscere dal vivo Mikai, gli faccio un monumento. C'è spazio per andare. Poi magari nella realtà non è buono a niente. Ma lo adorerei lo stesso. Non so come gioca nella realtà, perché non l'ho mai visto. Questa sostituzione potrebbe dare la scossa necessaria per cercare il gol del pareggio, Pier. Ragazzi, questi non li so batte. Non me ne passa. Oh. Dai! Dai! E che cazzo! Ma c'era! Sì, anche Martino ha segnato!
Bellissimo. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Ma Martino, ma in questo caso la difesa ovviamente gli ha dato una grande mano. L'hanno lasciato calciare da due passi. Zippete. Ecco il gol, vediamo. Rizippete. Quanti ne ha fatti? 5? È un cambio importante. Non aggiungo altro, 5, però l'importante è che l'abbia fatto oggi. Sono già contento. Magari non finirà così. E mo vi straccio. Ammazzo Mengoni. Mengoni. Clemenza. E c'era un film di Sergio Leone. C'era uno, si chiama Clemenza, se non sbaglio. Dai, bestie, macchina! Vai, corri! È tutto solo! No! L'avevo passata, l'avevo vista da libero! Oddio! Che cannonata, bestie! Era bestie? Non lo so, io vedo bestie ovunque. Ma è ovunque, bestie! Rafael Martigno. Dai, Martigno! Può metterla in mezzo! Bello! Cos'è? Ha tirato? Ma no, ma non esagerare, Martino. Vabbè che hai fatto un gol dopo 20 anni, però... Cioè, questi non entrano. È contro la fisica. Ragazzi, dai, Non facciamo cagate. Michele, ma lasciala andare, Michele! Ma cosa fai? È impazzito. Vai Sessico. È ovunque. Ma si è clonato. No. Comunque a me va bene anche il 3-1, ragazzi. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Ecco. È fuori gioco, è fuori gioco! Grande intervento del portiere. Mamma mia. Greco. Grande Greco, ha fatto una buona partita e rubato dei bei palloni. Strano. Io solitamente Greco, penso sia la prima volta che l'ho visto giocare Greco in campo veramente. Palla verso il centro dell'area. Ok ragazzi, ormai la tiriamo alla fine, Punta l'area. Punta l'area. Cross in mezzo. Uè. 85, io ora mo non è nel mio stile, ma ancora 4 minuti da giocare. Io non me la rischio, mo, faccio girare un po' il pallone se riesco a prenderlo. Supera il difensore. Cross basso e testa. Oh la Peppa. Anche se ho la voglia di far gol, ce l'ho. No, attacchiamo, dai, chi se ne frega. Vai Sessego che se da solo ce la va più. Bello sotto le gambe. No, c'era la triangolazione, perché l'avevi passata indietro. 90esimo fatta, dai. È fatta. Mamma mia, quando ho visto il rigore, ragazzi, sono andato nel panico. Non è che rosico, vado nel panico proprio cerebrale. Che è peggio. Comunque Anderson, ma sono segnato. Te in A non ci entri, mi dispiace. Davvero inarrestabili. Sì. Vai, se ciao. Così la vittoria finale è sicuramente alla loro portata. Quindi oggi, dai, andiamo subito. Allora, intanto Cremona ha vinto, Palermo ha vinto, il Perugia ha perso. Lui se ne pareggia una e noi ne vinciamo una, siamo a cavallo. Se noi ne perdiamo una e lui ne vince una, ci monta lui a cavallo. E noi ci dà una bella pedata nel di dietro.